Amiche e amici, ciao! Oggi, 30 marzo, ben 178 anni dalla nascita di Paul Verlaine, poeta maledetto e uno dei massimi esponenti della poesia simbolista francese, secondo cui la parola è un simbolo, incapace di descrivere fedelmente la realtà, ma in grado di evocare immagini potenti dietro a cui poter ritrovare il senso profondo delle cose. Dunque, non potevo che omaggiare questo grande artista del verso libero, riportando qui una delle sue poesie più significative, il cui titolo non potrebbe essere oggi più attuale. Viviamo in tempi infami. Vi lascio a questi splendidi versi e vi auguro buon ascolto. Ciao ciao. Viviamo in tempi infami, dove il matrimonio delle anime deve suggellare l'unione dei cuori. In quest'ora di orribili tempeste non è troppo aver coraggio in due per vivere sotto tali vincitori. Di fronte a quanto si osa dovremo innalzarci, sopra ogni cosa, coppia rapita nell'estasi austera del giusto, e proclamare con un gesto augusto il nostro amore fiero come una sfida. Ma che bisogno c'è di dirtelo? Tu la bontà, tu il sorriso, non sei tu anche il consiglio, il buon consiglio leale e fiero, bambina ridente dal pensiero grave a cui tutto il mio cuore dice grazie.